Signor Basile? Ciao, papà. Ah, siete voi due. Avete ritrovato la scarpetta della mia principessina? Niente da fare, signore. Mia, non ricordo dove l'ha persa. Non lo so. Non disperare, piccola mia. Io sono sicuro che il signor Gemito la ritroverà, visto che non possiamo muovere un passo senza che lui ci stia tra i piedi. Guardi che non ho mica deciso io di farle da scorta, signore. Ma io neppure. E questa faccenda del polo tecnologico... Polo della scienza e della memoria. Sì, è questo progetto che l'ha messa in una posizione scomoda. Eppure io ci sto a mio agio. Ci lavoro da una vita. Ho ottenuto la concessione del porto per 80 anni e ci sono già tante persone al lavoro. È proprio questo il punto, signore. A me non piacciono queste persone che le girano intorno. Benissimo. E allora, si tolga di torno. Andiamo, dico sul serio, dovrebbe prendere meno alla leggera certe cose. Lei è sempre serio, Gemito. Sempre turbato. Ma oggi è un giorno di festa. Può risparmiarmi i suoi toni gravi almeno il giorno del mio matrimonio? Ha proprio una brutta cera, sa? È vero. Ha ragione. Ma questa nave... non capisco. Non mi sembra il posto adatto ad una bambina. Accadono cose che non mi so spiegare. Queste? Ma no, tutto questo è magnifico, stupefacente, signore. E io non ho la minima idea di come funzioni, ma me ne faccio comunque una ragione. E allora? Lo so che non ha senso. Ma a volte ho la sensazione di vedere cose mai accadute. La nave ci osserva, ci registra, ci elabora. Ci rimette in scena. E insomma? Insomma, lei pensa di essere qui adesso. E invece magari è solo un ologramma sbiadito. Un vecchio ricordo che galleggia nel suo futuro.